Allora, oggi con Filippo Santoni De Sio, che è ricercatore in filosofia alla Delphi University of Technology, discuteremo del suo testo che si intitola Per colpa di chi. Ecco, intanto ti chiederei di illustrare qual è l'argomento filosofico di questo testo, ma nel dettaglio di che cosa si occupa questo testo. L'argomento è la responsabilità. È un tema filosofico apparentemente classico, una domanda apparentemente già esplorata nel corso della filosofia moderna in modo molto approfondito, ma che a me sembrava opportuno esplorare da una prospettiva un po' diversa. Il sottotitolo del libro è Mente, responsabilità e diritto. E l'idea fondamentale che stava dietro questa ricerca era quella di provare a arricchire il dibattito filosofico sulla responsabilità partendo dall'analisi dei problemi che si riscontrano nelle attribuzioni di responsabilità nel diritto. Quindi, anziché partire dalle domande filosofiche tradizionali, che cosa significa essere responsabili, siamo liberi dal punto di vista Certo. metafisico, eccetera. Ho pensato, e ovviamente non è un'idea mia, è un'idea che alcuni filosofi inglesi degli anni 60 già avevano suggerito, ho pensato che un modo interessante di dare nuove prospettive sui problemi filosofici e la responsabilità fosse partire dalle riflessioni filosofiche sollevate da casi complicati di attribuzione e responsabilità che si riscontrano quotidianamente nei tribunali di tutto il mondo e che è sufficiente aprire qualsiasi giornale per incontrare, esempio banale di questi giorni, la sentenza di Oscar Pistorius, nella quale per Sì. esempio si sono sollevate complicatissime questioni sulla differenza tra l'intenzione, l'omicidio intenzionale, l'omicidio colposo e via dicendo. Quindi l'idea era quella di esplorare un tema antico, o perlomeno insomma con una storia piuttosto lunga in filosofia, da una prospettiva diversa e con degli strumenti un po' diversi rispetto a quelli della filosofia E anche della tradizionale. psicologia, perché a un certo punto c'è, se non ricordo male, c'è un capitolo proprio dedicato alle questioni anche psichiatriche, cioè gli Sì, individui incapaci di intendere di volere. questa è, hai ragione, è la terza gamba del tavolo, per così dire. Cioè, da un lato la tradizione filosofica, dall'altro le discussioni giuridiche e inevitabilmente panorama contemporaneo non si poteva non discutere anche il contributo delle scienze empiriche, cioè che cosa gli scienziati pensano della responsabilità. E qual è il contributo che le scienze naturali, nelle quali includiamo anche la psicologia, possono dare all'analisi della responsabilità? La mia idea è che, contrariamente a quanto alcuni pensano, la psicologia non può sostituire la filosofia o il diritto, ma naturalmente deve contribuire portando dei dati, dei fatti, degli esperimenti, i quali devono essere poi però reinseriti all'interno del quadro concettuale che viene dato dalla filosofia e dal diritto. Sì, a proposito della psicologia, diciamo, su cui mi sono un po' cimentato negli ultimi anni, ho pensato molto a tutti questi esperimenti di psicologia Sì, sociale, o che ne so, sì. per il caso Eichmann e le sue risposte Sì. al Tribunale di Gerusalemme, oppure lo Stanford Prison Experiment, cioè la situazione che Certo, teoricamente, tu però qui non ne fai No, discuto nel riferimento. primo capitolo dove c'è la questione della rilevanza del carattere per la responsabilità, che è un tema anche questo tradizionale della filosofia, no? Almeno in Hume, da Hume in avanti si dice in fondo quando noi attribuiamo responsabilità per le azioni, quello che stiamo facendo è giudicare le qualità morali di una persona. Se noi diciamo che una persona è colpevole di una certa azione individuale, quello che ci interessa davvero, questo sosteneva Hume, è valutare se questa azione individuale rispecchi un tratto di carattere, una disposizione più sostanziale della persona. Se tu uccidi uno, se tu uccidi un'altra persona, l'idea di Hume era il punto non è solo che tu hai ucciso una persona, ma che questo rivela il fatto che tu sei una persona malvagia, per esempio, o aggressiva. Allora, contro questo tipo di tesi sono stati fatti degli esperimenti i quali sostengono che in realtà l'idea che noi possediamo, che le persone posseggono dei tratti di carattere che li definiscono, è un'idea fondamentalmente sbagliata. Cioè l'idea fondamentale è quella, questo dimostrerebbero gli esperimenti, che noi abbiamo un'identità molto meno solida di quanto pensiamo e per dirla banalmente, tutti noi possediamo
posti in un certo tipo di situazione, finiremmo per comportarci allo stesso modo, che è quello che dicono i psicologi della situazione. Tipo Zimbardo. Zimbardo, Milgram, cioè l'idea è che ciò che determina le nostre azioni in fondo non sono delle proprietà profonde che noi possediamo, ma sono le circostanze nelle quali ci troviamo ad agire. Ecco, mentre dici questo, mi viene in mente una lettura fatta dalle neuroscienze. Sì. Insomma, le informazioni che le neuroscienze ci danno sul cervello in qualche modo dicono questo, cioè che è tutto un autoinganno il nostro, no? L'essere ancorati a un'identità è anche un testo che prende spunto dalle neuroscienze, cioè possiamo considerare. Diciamo che affronta questa domanda che tu hai posto, e che è una domanda che tutti i colori si occupano di responsabilità, prima o poi in questi anni si sono dovuti porre, cioè ma che senso ha parlare di responsabilità, di soggetto, di azione, se in fondo quello che dicono gli esperimenti è che le azioni sono spiegabili semplicemente, le azioni umane sono spiegabili più o meno nello stesso modo in cui sono spiegati gli eventi naturali, cioè attraverso la concatenazione di eventi, nel caso delle azioni umane eventi neurobiologici, interazioni causali tra ciò che succede nel nostro cervello e ciò che succede nel mondo. Quindi che spazio rimane per il soggetto, la coscienza, la responsabilità, eccetera. Io credo che uno spazio rimanga, e che ciò che, questo, che le scienze sociali e neurobiologiche fanno è spiegare per l'appunto i meccanismi causali. Questo non significa che noi non abbiamo bisogno comunque del concetto di soggetto e di responsabilità, che sono nella mia lettura, e questo emerge un po' qua e là nel libro, dei concetti fondamentalmente sociali. Cioè noi abbiamo bisogno dell'idea di soggetto per capire che cosa significa come dire, per dare una ricostruzione concettuale interessante e ricca di che cosa significa avere degli agenti umani nel mondo. E quindi anche se le scienze poi sono in grado di tradurre questi eventi nel linguaggio delle interazioni tra i neuroni e le circostanze, in fondo queste sono due spiegazioni in qualche modo complementari che non si escludono a vicenda. Mentre dici queste cose, anche se tu sei, diciamo, l'approccio mi sembra di filosofia analitica, però mi vengono in mente gli studi fatti da Michel Foucault, che si coagulano su un altro versante, però in fondo mi sembrano che le tesi, insomma, potrebbero essere d'accordo oggi Foucault con questo tipo di analisi. Ma sì, sicuramente Foucault ne darebbe una connotazione forse più negativa, cioè l'idea che almeno il Foucault, diciamo, la filosofia del diritto penale, di sorvegliare e punire, leggerebbe questo come una pratica violenta di imposizione di un'identità su persone che forse desidererebbero non averla, starebbero meglio se non l'avessero. Però in senso lato hai assolutamente ragione quando dici che c'è molto un'idea postmoderna del soggetto come un qualcosa di creato dalle pratiche sociali anziché un qualcosa di esistente indipendentemente dalle pratiche sociali nelle quali ci scambiamo ragioni, ci riconosciamo, ci attribuiamo dei ruoli, dei doveri, dei diritti e quant'altro. Mi sembra proprio un testo di scienze sociali, anche oltre che un testo di filosofia, perché le cose che dici sono cose che si toccano in psicologia sociale, anche in lezioni magari più semplici, però le prime lezioni di sociologia. Sì. C'è una cosa, una curiosità che mi dovresti togliere. Tu qui fai una serie di riferimenti molto interessanti, anche, come dire, particolari e divertenti, che normalmente non troviamo su testi di filosofia. Parli di Gosford Park, del caso di Lorena Bobbitt per i disturbi mentali, la follia temporanea, e poi dell'assassinio sull'Orient Express. Sì. Vuoi farci una carrellata? E intanto possiamo anche dire che il titolo è ruffianamente anche una canzone famosa di Zucchero. Certo. Quindi c'era un po' un'idea di agganciare questi dibattiti a esperienze. Come dicevo all'inizio, in fondo la filosofia è più, forse una materia più semplice di quanto si pensi, insomma ha una cattiva fama perché ci sono stati dei filosofi che hanno fatto di tutto per non farsi capire e per far sembrare che la filosofia sia qualcosa di lontano dalle riflessioni che noi possiamo fare. Filosofi rigorosamente continentali, non analitici. Però invece la filosofia in realtà dovrebbe provare a discutere delle questioni che più o meno ogni persona, come dire, con un minimo di interesse a ragionare si trova ad affrontare. Quindi quelli che hai citato sì, sono alcuni dei casi da cui io prendo spunto per discutere la questione di responsabilità. Gosford Park è un film di Robert Altman, e la cosa affascinante di Gosford Park, per me, mi spiace, svelerò il finale, se non avete visto il film vi rovino il film, però è il finale del film. Fondamentalmente c'è una questione giuridica e morale profondissima, cioè
C'è un uomo che viene ucciso, apparentemente da una coltellata alla schiena. Ma la faccio breve. In realtà viene fuori che quando colei che aveva inferto la coltellata, quando questa coltellata era stata inferta all'uomo, l'uomo era già stato ucciso precedentemente per avvelenamento, senza che colei che infligge la coltellata lo sapesse. Ora la domanda è, colei che ha ucciso la coltellata è responsabile della morte dell'uomo oppure no? Intuitivamente sembrerebbe di dire no, perché l'uomo era già morto, quindi non è stata lei ad uccidere l'uomo. D'altra parte dici, quindi lei è innocente, quindi se fossimo in un processo noi dovremmo dire, beh, quindi sei libera, nulla, non è successo nulla. E ovviamente c'è un disagio nell'ammettere questo, perché ci sembra che comunque quella persona sia responsabile di qualcosa, perché L'intenzione. c'è il ruolo dell'intenzione, lei voleva uccidere e per quanto ne sapeva lei ha fatto tutto quello che era in suo potere per uccidere quell'uomo. Però non l'ha fatto perché le circostanze materiali, indipendenti dalla sua volontà, le hanno impedito di portare a termine il suo piano criminale. Ora, qui secondo me si scontrano due intuizioni filosofiche molto forti, che sono l'oggetto di quel capitolo. Cioè, se la responsabilità si attacchi alle intenzioni, o si attacchi a quello che tu davvero tieni nel mondo. Se vuoi agganciarlo alle teorie filosofiche tradizionali, una visione più kantiana, per cui quello che conta è lo Certo, spirito con cui tu fai certo. le cose e tutto il resto è una questione di sorte, o un approccio più pragmatico per il quale in fondo attribuire responsabilità significa occuparsi di quello che succede nel mondo. La ragione per cui noi ci attribuiamo responsabilità non è sapere chi è buono e chi è cattivo, ma ricompensare e compensare dei danni causati, evitare che si compiano altri crimini e via dicendo. Quindi questo era il motivo per cui ho introdotto Ghost for Park, mi sembrava un modo interessante di sollevare questo problema. Caso di Lorena Bobbitt, che gli studenti più giovani ho riscontrato non sempre ricordano, perché ormai è un caso del 94, mi Ha inviato sembra. suo marito questa donna. Ha inviato suo marito in un momento di forte rabbia per essere stata sottoposta per anni dal marito ad abusi di vario genere, e poi è riuscita a dimostrare, di nuovo qui entra in gioco il ruolo dei periti psichiatrici. È riuscita a dimostrare, a sostenere, a convincere il giudice che nel momento in cui uccideva suo marito lei era come una persona malata di mente. Era in preda a quello che i giornalisti di solito riportano come un raptus, un ascesso di follia temporanea. Allora, siccome sia nella morale sia nel diritto si crede che coloro che sono gravemente vittima di preda di disturbi mentali gravi non siano responsabili, allora, se Lorena Bobbitt riesce a dimostrare che per quei 10 minuti, quella mezz'ora, lei era come, e qui la difficoltà sta nel capire che cosa significa essere come malata di mente, allora lei non era responsabile. E questo mi serve a introdurre il tema molto complicato di quali sono le condizioni mentali più o meno patologiche, le capacità che si devono possedere per essere responsabile per l'uccisione. L'ultimo caso che hai citato, invece, è di nuovo un caso letterario, il caso dell'assassino sull'Oriente Express, romanzo giallo di Agatha Christie, poi portato anche sullo schermi cinematografici, perché questo invece è un caso che presenta in maniera brillante, come spesso i polizieschi colti sanno fare, una questione filosofica profonda. Anche qui svelo il finale della storia. C'è una persona che viene uccisa da un grande numero di coltellate e si svolge un'indagine nella quale c'è da stabilire chi è che ha ucciso la persona. E emerge che per un piano deliberato di un gruppo di persone, questa persona è stata uccisa contemporaneamente dalle coltellate di un numero diverso di persone ed è impossibile stabilire quale sia stata la coltellata che davvero ha causato la morte della persona. Certo. E questo solleva il problema della relazione tra i nessi causali, di causa-effetto e la responsabilità. Cioè è fondamentale stabilire che la tua azione è stata quella che ha determinato da un punto di vista causale un certo effetto, o di nuovo è sufficiente stabilire che c'è una qualche relazione tra la tua azione e la responsabilità? Questo è un problema grandissimo nei tribunali, perché ovviamente nel diritto italiano, ma anche in altri paesi, l'esistenza di un nesso causale è una condizione necessaria per l'attribuzione di responsabilità penale, anche civile, ma è anche una questione filosofica interessante, perché solleva l'antica domanda filosofica di in che cosa consiste questo benedetto nesso causale. E chiunque abbia studiato un po' di filosofia, di nuovo ricorderà le differenti interpretazioni di questo problema, di nuovo da Hume a Kant, quindi il nesso causale come una semplice abitudine che noi abbiamo ad associare due eventi, o piuttosto come una qualità metafisicamente presente all'interno della realtà, o ancora nella versione kantiana come un elemento trascendentale della nostra comprensione, necessario alla nostra comprensione degli eventi.
nel mondo. Questo caso mi serviva come spunto per ragionare sul modo in cui nella morale e nel diritto queste complicate questioni filosofiche sul nesso di causa e effetto si collegano all'altra questione complicata di quali sono le condizioni per attribuire responsabilità. Mi è venuto in mente, sempre sul fronte psicologia, una delle cause della deresponsabilizzazione indicate da Albert Bandura, che è quella della diffusione di responsabilità, che è utilizzatissima nei processi, non so, i calciatori, il doping, le partite Sì. vendute, ma allora anche l'altra squadra lo fa perché noi lo Sì. usano gli studenti perché se la prende con me. Sì. Può entrare in qualche modo questa cosa? Assolutamente sì, non è discusso in questo libro, però è un tema che a me interessa molto e se tu l'allarghi alle questioni della responsabilità storica, per esempio, io mi trovo a vivere per le circostanze della vita all'Aia e abito a 200 metri dal Tribunale Penale Internazionale per i crimini, commessi nelle guerre dell'ex Jugoslavia. Certo. E questi sono i casi tipici nei quali, nella seconda metà del Novecento, questa questione dell'attribuzione individuale è diventata un problema serio, perché va davvero senso dire che un certo leader politico è responsabile, poniamo nel caso di attualità che ho appena citato, Radovan Karadzic, l'ex presidente della Psichiatra, tra l'altro. psichiatra, poeta, è vero, dei serbo-bosniaci, se fosse da considerare responsabile per il genocidio di Srebrenica. E lì il nesso di causalità è importante, cioè in fondo è lui la persona individuale che è responsabile o era un sistema politico o lo sono piuttosto coloro che hanno eseguito. E lui si difende dicendo che lui non ha mai esplicitamente ordinato, e qui di nuovo per gli studenti di Eichmann. Eichmann o Mussolini e l'omicidio Matteotti, no? L'idea della Certo. responsabilità morale e la responsabilità nel senso di essere a livello causale colui che ha Il mea materialmente culpa. realizzato, o se vuoi, no? Tipicamente la distinzione tra il mandante e l'esecutore, Certo. o colui che poteva evitare ma non è intervenuto, insomma. Sicuramente questi sono tutti temi che io ho provato a discutere nel libro dalla prospettiva della responsabilità individuale, nella prospettiva più, diciamo, della filosofia del diritto penale, ma che si applica, secondo me si potrebbe applicare a tutte queste questioni più generali dei crimini nella storia o delle responsabilità che discutevi tu nel mondo Certo. attuale, delle responsabilità all'interno delle istituzioni complesse e via dicendo. Ti chiedo, va Però bene, sì, grazie. grazie Paolo.